Ecco, buongiorno Cavallaro, siamo qui in fattoria per presentare il conservatorio che suona in galleria. Che cos'è questo nuovo evento che avete creato in fattoria? Abbiamo creato una collaborazione con il conservatorio che durerà per tutto l'anno 2023, quindi avremo diversi appuntamenti con loro. In particolare in questa settimana il conservatorio si presenta, cioè ogni giorno fondamentalmente, se ha bisogno di presentarsi, non ha bisogno di presentarsi, ma fondamentalmente ogni giorno si esibiranno i loro iscrivono allievi e i maestri del conservatorio ogni giorno con uno strumento diverso e con un tema diverso. Sono ragazzini dai 10 fino a oltre 30 anni, quindi ci sarà un po' tutta la congerie di alunni e di studenti del conservatorio, giusto? Sì, il conservatorio ha deciso di portare praticamente tutti i propri allievi, 150 allievi, mi pare di aver capito, dal lunedì al sabato, e dai 10 anni ai 50 anni, mi pare di aver capito. Quindi noi li aspettiamo con ansia e almeno diamo alla nostra clientela un assaggio di quella che può essere, diciamo, la musica di un certo spessore, di una certa classe, anche all'interno della galleria. C'è anche una donazione, c'è anche un contributo che voi date al conservatorio che è importante per questa realtà. Sì, alla fine, nel senso, noi abbiamo deciso di dare, vorrebbe essere il primo appuntamento di tanti, una borsa di studio, la prima borsa di studio fattoria per il conservatorio nell'importo di 5.000 euro da destinare a chi il conservatorio riterrà meritevole, insomma, di questo importo in base ai progetti che hanno, quindi ci sembrava anche una cosa importante da fare per il territorio. Direttore Soravia, l'importanza della musica dal vivo, quella che offrirà in questa settimana il conservatorio in fattoria. È proprio un'iniziativa innovativa sicuramente, perché all'interno di un centro commerciale proporre una musica dal vivo in presenza ha un impatto completamente diverso, cioè noi sappiamo che per una questione di marketing tutti i negozi o tutti gli ambienti in cui c'è un business c'è sempre una musica adatta di sottofondo, ma questa invece è un'iniziativa assolutamente fondamentale sul piano culturale e formativo, perché la musica dal vivo ha un coinvolgimento di altra natura, un coinvolgimento emotivo diretto, una capacità di comunicazione che va ben al di là di un qualcosa che sta di sottofondo, e quindi apprezzo molto e mi complimento con la direzione del centro commerciale che ha avuto questa iniziativa, questa proposta, coinvolgendo il conservatorio, e noi siamo ben lieti di poter dare il nostro contributo per questa operazione che ritengo essere culturalmente importante. Ecco, professoressa Borgato, come si sviluppa la settimana della musica che svolgerete qui in fattoria? Allora, ogni giorno verranno dei gruppi con i propri docenti, nella settimana si avvicineranno 140-150 ragazzi, ogni giorno ci sarà uno strumento diverso, ci saranno ragazzi piccoli che vanno dalla quarta elementare fino ad arrivare ragazzi anche di 24-25 anni per il pop e per il jazz, dove sono materie dove servono persone un pochino più adulte. Per finire sabato con l'orchestra dei piccoli, che è il vivaio dell'orchestra Fiati, per poi entrare con il maestro Romani che dirige la Venezia a Fiati, l'orchestra Venezia a Fiati. I brani spaziano dal classico ai Queen, Michael Jackson, perché i ragazzini hanno bisogno anche di divertirsi con rigore, facendo le cose in maniera seria, ed è il nostro vivaio per poi accedere al conservatorio, ecco, maestro Romani. Sono già al conservatorio, però, diciamo, per accedere ai livelli. Cioè, più piccoli, più grandi, diciamo che il vivaio, appunto, come diceva la Daniela, cioè noi partiamo a insegnare dai primi anni delle elementari fino a oltre, nel senso che ci sono allievi del conservatorio che hanno oltre 40 anni, insomma, a volte ci sono anche pensionati che vengono in conservatorio per terminare gli studi. Quindi voglio dire, quindi la nostra, prendiamo tutte le fasce d'età, insomma, perché pensiamo che la musica poi alla fine sia veramente un modo di vivere, un modo di educare soprattutto nella fase iniziale della vita,
i ragazzi ad affrontare il coro in una certa maniera. Infatti io dico sempre ai miei allievi, si vede tranquillamente quando studiate, quando non studiate, e il tipo di disciplina che avete, perché dopo in ogni caso si riflette anche al di fuori, e capisco nettamente, cioè è un modo anche psicologico per aiutare i ragazzi a affrontare le cose della vita in una certa maniera, mai perdersi d'animo, sempre avere una continuità, uno studio, cioè pensare sempre in una certa maniera, e questo porta poi a tanti di loro a fare anche poi, a molti di questi fanno anche musicisti o fanno gli grandi avvocati. Io ho avuto allievi che erano ottime musiciste che a un certo punto della vita hanno detto no, preferisco fare la carriera da economista, però c'è gente che ha fatto carriera e far musica però gli è servito, capito? Perché ti imposti in una determinata maniera per cui devi comportarti e devi usare un certo comportamento nella vita per riuscire ad arrivare sugli obiettivi, capito? E la cosa che noi fa molto piacere, che piace tantissimo, è il fatto che questi ragazzi quando si trovano tra di loro veramente vivono una cosa insieme tutti. E ad esempio quando abbiamo anche lo stage estivo, i ragazzi che sono con noi tutta l'estate, quei 4-5 giorni d'estate che facciamo questo stage estivo in montagna, dimenticano anche l'uso del telefonino. E non lo cercano più, magari il primo giorno hanno un po' di nostalgia, ma il secondo giorno non lo cercano più, quindi vuol dire che si può vivere anche senza tutta questa grande tecnologia che poi alla fine sta distruggendo l'uomo. E con un bello strumento. Grazie.